solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Amici di Non Solo Mare, ci troviamo a Trapani, nel porto turistico di Trapani, e qua vicino a me il P28 Pajara Rib. Noi oggi lo proveremo con un 350 MD nuovo di casa Suzuki, però prima di uscire in prova, una presentazione del mezzo ve la devo fare, perché è un layout particolare che mi ha colpito da quando è nato, circa 2 anni fa. Ho conosciuto Pietro Fazio, persona fantastica, tra l'altro con lui ero a cena ieri sera e ho capito ancora di più che c'è tanta passione, c'è tanta voglia di fare delle cose belle per quello che potrà essere un futuro destinato appunto a chi ama andare per mare con un gommone. Questo è il P28, il primo che ha fatto, questo è uno dei primi che ha fatto come versione. Oggi c'è il GT che è simile, ma ci sono alcune piccole modifiche su quello che è il layout. Noi oggi proviamo questo e allora adesso saliamo a bordo, vi presenterò anche colui che l'ha scelto, ma prima vi presento il layout, quindi facciamoci un giro. Ed eccoci a bordo. Allora, intanto partiamo da quella zona che io definisco uno dei punti di attrazione del P28. Questa è la zona dove hanno ricreato questa bellissima dinette. Questa versione è la versione precedente. C'è anche il GT dove hanno voluto fare 2 tavolini. Questo in questo momento è solo dinette, vedete qua, possiamo comodamente goderci anche la navigazione. Qua hanno pensato a 2 tavolini che possono essere portati all'altezza della cuscineria per avere un ulteriore prendisole. Devo dire che quello che ci abbiamo a prua già è sufficiente, però se vogliamo, siamo in tanti, qua possiamo ricreare un ulteriore prendisole che si somma con quello di poppa. Sotto alla console hanno pensato a questo spazio importante. Qua abbiamo adesso, in questo momento, abbiamo l'iglo con tutto quello che può essere le bibite fresche, possiamo portare quello che vogliamo, ma qua sotto è possibile installare anche un WC, quindi avere uno spogliatoio, un bagno di emergenza per poter usufruire di questo spazio, che è allestibile ovviamente a vostra discrezione. Prendisole, dicevamo appunto, un prendisole importante, là il nostro musone con tutto quello che serve per l'ormeggio, quindi bitte, vericello, tutto a portata di mano. Prendisole che sotto ospita un altro gavone di dimensioni importanti. Qua arriviamo, guardate, vi faccio vedere, ecco, arriva fino, guardate qua, abbiamo anche quella ruota galleggiante per giocare, quel salvagente, e vedete come effettivamente tanto spazio a disposizione. Qua ci sono i miei borsoni, insomma un mezzo che è pensato davvero per concederci delle belle giornate di mare, ma senza poi dover soffrire di spazi, ci si muove liberamente, molto spazio di libertà di movimento. Questo è importante perché stiamo parlando di un 28 piedi e non di un 40 piedi, quindi davvero si ha quella sensazione. Devo dirvi che poi qua, a parte che ci si può godere anche questo tipo di seduta, ma il prendisole viene aumentato ovviamente perché il tubolare è all'altezza praticamente del prendisole, quindi io posso sfruttare anche, vedete, mi posso appoggiare la testa, che è tutto su un piano, non è quel tubolare che devi poi fare così, ma qua te la godi, e quindi la larghezza del prendisole è tutto fino all'estremità del tubolare. Parabrezza importante, un parabrezza esteticamente molto bello, quindi design anche su quello che è stato la realizzazione del parabrezza, spesso sembrano oggetti messi lì che vengono applicati dopo. Questo sembra proprio nato con questa console. Questo, vabbè, questo schienale che ci permette di goderci poi eventualmente la parte, ma è anche più per l'estetica, dove viene richiamato il logo. Il tricolore italiano ovviamente non può mancare, viene richiamato un po' ovunque. E dicevo appunto, una postazione di guida comoda, importante per essere un 28. Abbiamo questa seduta che ci permette di essere sportivi, quindi con i reni appoggiati, e con questa conformazione devo dire che va bene a qualsiasi altezza. Se io fossi più alto o leggermente più basso, trovo comunque comodo l'appoggio. Non è come alcune volte che bisogna rialzarsi, mettere qualcosa sotto i piedi. Qua è fatto per adattarsi un po' a tutte le corporature. Dicevo, questo poi ovviamente possiamo noi abbassarlo e trasformare tutto questo in una comoda poltrona. Vedete che a questo punto io mi rilasso, metto la rotta impostata e lo vedremo tra poco, perché noi usciremo in prova, per cui questo poi lo testiamo dopo, questa seduta, che io preferisco sempre ovviamente sentire il mare sotto i piedi, quindi capire un po' come si comporta la carena per poterci giocare un pochino, no? Pozzetto, ecco, intanto come ci si accede, vedete i passaggi comodi, molto spazio di movimento come dicevo prima. Questa è la dinetta poppa.
Una diretta importante, questo è già predisposto per poter mettere il gambale, il nostro tavolo, che si crea una dinetta dove possiamo consumare un pasto veloce, o lo si appoggia su queste guide e trasformiamo questa zona in un unico prendisole. Un'altra cosa importante, qua sotto c'è la possibilità ovviamente di aprire sopra, ma noi abbiamo l'accesso tramite queste due aperture a quelli che sono i gavoni sottostanti alle sedute, e questo sia nel lato di dritta che nel lato di sinistra, e questo è molto comodo perché non dobbiamo togliere i cuscini, ma facilmente possiamo accedere agli spazi. Qua abbiamo le dotazioni di sicurezza, no? Quindi intelligente anche questa soluzione, che aiuta a non dover impazzire quando cerchiamo qualcosa al volo. Altro dato importante, plance che io ho definito plancione, perché guardate quanto sono larghe queste plance, ci si cammina come se fosse una plancia entro fuori bordo. La larghezza è davvero importante e la troviamo fino ad arrivare poi vicino a quello che è l'ingresso nel pozzetto. Questo ci dà modo di sentirsi più tranquilli, spesso le plancette sono così delle appendici strette, qua la larghezza è davvero importante, si accede facilmente a quello che può essere un cambio elica, magari una cima impigliata nell'elica, riusciamo a lavorare sul motore e questo ci aiuta molto perché non dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo, siamo comodi, ci mettiamo qua e abbiamo il motore vicino. Eccolo qua, il 350MD, che adesso noi tra poco usciremo e testeremo. Questo è un motore nuovo, che è l'evoluzione del 350, ha la timoneria integrata, vedremo come lavora questa timoneria su questa carena. Poi, non ho detto, qua sotto abbiamo questi due rialzi, questi due coperchi, che in realtà sembra che non sono dei gavoni veri e propri, ma quando noi lo chiudiamo ci permette per esempio qua di mettere le cime d'ormeggio e rimangono lì, non vanno in giro, no? Quindi è intelligente anche questa soluzione, perché non è un gavone, questo è lo spazio destinato appunto alla cavetteria, ma c'è anche la mia telecamera installata per fare la prova, ma qua possiamo utilizzarlo per mettere quegli oggetti veloci a portata di mano, cime, maschera magari per fare il bagno, insomma tutto quello che desiderate. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanna Marine, special boat for special people.
Ed eccoci, abbiamo guadagnato il mare aperto, siamo pronti a questa prova P28 Pajara Rib, con me Alessandro che l'ha anche scelto, e quindi con Alessandro vicino testiamo un pochino quello che regala un 350 MD, versione nuova di quello che era il 350 che tutti conoscevamo. Questo è il DF350 MD che ha l'idroguida integrata, quindi plancia ancora più libero, spazio di poppa bello, libero da tutti i cavi, cavetterie varie, insomma anche esteticamente, ma soprattutto ci sono delle soluzioni tecniche che hanno inserito in questa evoluzione del 350, per cui noi andiamo a scoprire cosa ci regalano questi 350 cavalli di Suzuki su una carena che è una carena particolare, perché appunto è bella, avete visto, anche esteticamente colpisce, ma è una carena che si presta sia per quando vogliamo essere un po' allegri e sportivi, o invece quando magari stiamo, qua siamo, non l'ho detto, ma siamo in un paradiso del diportista, perché di fronte a noi ci sono le Egadi, e quando ci avviciniamo a un'isola e cominciamo a stare più in passeggiata e quindi ci godiamo lo scenario, è una carena che cambia, è un po', diciamo, ha una doppia personalità questa carena, no? Quando sì, vuoi correre, corri, ma quando ti metti tranquillo diventa armonica col mare, quasi una barca a vela, scivola, no? E allora ragazzi, pronti? Ci mettiamo l'accetto allacciato, siamo in postazione, in un'impostazione sportiva, chiaramente quando dovessimo poi invece impostare una rotta, essere che abbiamo da fare diverse miglia, questo schienale che adesso è così, lo abbassiamo e noi ci possiamo mettere comodi in questa posizione, controllando solo la strumentazione, la rotta da seguire, e ci godiamo la navigazione. Ma noi oggi siamo qua per provare i 350 cavalli, quindi dobbiamo rimettere questo in assetto sportivo, quindi poggia reni, eccoci qua, reni, devo dire molto bella come soluzione, l'hanno, perché si adatta un po' a tutte le varie corporature, quindi altezze, qua con questa inclinazione ci permette di trovare sempre una postazione comoda, una posizione molto comoda. Io direi che adesso lo testiamo subito. Partiamo? Andiamo. Sei pronto? Prontissimo. Alessandro con me, ragazzi. Proviamo a vedere cosa ci regalano questi 350 cavalli con questa bella carena di casa Pajara. Allora, facciamolo planare subito. Telecamere le ho accese, c'ho anche la 360 per documentare come si comporta il gommone. E allora, fuori tutto, eccoci qua. Io il consumo ce l'ho in litri orari e la c'ho i nodi, siamo a quell'andatura classica di crociera. In questo momento diamogli un po' di trim, perché lo sento che il motore è un po' frenato, liberiamolo un po', facciamolo lavorare meglio, ecco che comincia a essere più libero di esprimersi, e siamo su 26 nodi, questa è la classica crociera con un consumo di 44 litri, quindi un litro e mezzo miglio. Questo è quello che considero l'andatura classica col quale magari facciamo rotta sulle isole con gli amici a bordo, quindi senza che nessuno si deve preoccupare. Vedete come io non devo neanche controllare il mezzo, rotta impostata, e lui segue quella che è la rotta. Morbida, carena morbida, mare oggi non è mare, però è sempre quel movimento che potrebbe farsi sentire un pochino, ma noi non percepiamo proprio il moto ondoso. Bello, pulito, direi che questo è quello che ci permette di fare quando vogliamo essere rilassati. Chiaramente poi noi vogliamo vedere, adesso lì c'è anche l'aliscafo, quindi farà un po' di onda, cominciamo a dare un po' più di potenza. 30 nodi, questo 31 nodi, 32 nodi, aspettiamo che lasciamoli il tempo di, ecco, questa è l'andatura a 5.000 giri, sempre una crociera, siamo al limite della crociera, qua comincia a essere allegra, e il consumo è passato a 69 litri ora. Quindi calcolando che siamo a 35 nodi, siamo sempre sotto ai 2 litri miglio e stiamo navigando a 33-34 nodi. Adesso qua troveremo le onde dell'aliscafo, ma noi possiamo fare anche una bella virata, andiamo a evitarle, no? Facciamo una bella virata per vedere se a 35 nodi quanto possiamo chiedere al gommone, quanto chiediamo alla carena, e devo dirvi che è molto pulita la virata, adesso l'ho fatta abbastanza dolce, però mi permette di governare, perché prima di lanciarlo sentiamo, ecco, sul timone come risponde, per poterlo poi controllare quando saremo più allegri. La nostra 360 è là ferma, possiamo stare tranquilli, e siamo a questo punto, proviamo anche a essere più allegri, ed eccolo qua, cominciamo a saltare da un'onda all'altra, 35 nodi, mamma che bello ragazzi, 38 i nodi, a questo punto i consumi passano in secondo piano perché ci piace anche divertirci, e comunque siamo, se leggo bene,
meno di 80 litri ora. 76 litri a 35-36 nodi. È un ottimo risultato, eh? Mare completamente adesso quasi di prua, leggermente sul mascone di sinistra. E facciamolo volare questo gommone. 40 nodi. Ho visto 6.000 giri, 42 ho visto prima, 42. Vediamo se riusciamo ancora a guadagnare quel mezzo nodo, ma direi che i 42 li abbiamo presi bene e sono ottime prestazioni per un 8 metri e mezzo, 8,90 mi pare che sia, no? 90 fuori tutto. 8,90 fuori tutto, ragazzi, 42 i nodi, consumo era oltre i 100 litri, ma quando andiamo a divertirci il consumo veramente passa in secondo piano. A questo punto andiamo a vedere queste onde dell'aliscafo, andiamo a vedere come sono. Andiamo a provare. Andiamo a provare, andiamo a vederle. Ragazzi, vediamo un po' che onde tira su questo aliscafo, per curiosità, vediamo come si comporta anche quando troviamo qualche onda importante. Qua dovrebbe esserci anche l'altro che è passato prima. Mamma mia, bello è anche la sensazione del doppia elica, che la senti, che quando hai bisogno ti dà subito quella spinta e ti permette di rimettere in assetto il gommone se casomai hai preso un'onda sbagliata. Vedete come io li faccio fare veramente quello che voglio. E ora ci sono le onde dell'aliscafo, vediamo che dimensione di onda ha fatto. Eccole qua. Oh, non si sentono. Oh, l'onda era, c'erano, eh. Non so se l'avete visto con le telecamere, ma ce n'era di onda, le ha tirata su e non l'abbiamo sentita, vero? Siamo passati a 32 nodi, ma mi aspettavo qualche impatto più violento, invece zero, quasi avessimo gli ammortizzatori. Quindi, come dicevo prima, una carena che quando poi caliamo e ci mettiamo magari a passeggiare con le amiche, con gli amici, lei torna ad avere quel contatto con l'acqua che, vedete, diventa armonica. No? E quindi non ha quell'effetto rollio, naviga bello pulito. Adesso siamo proprio al minimo di planata, adesso siamo al 15 nodi, quindi è proprio il minimo. Devo dire che la doppia elica in questo aiuta molto, perché ci permette di tenere una planata anche veramente a basse andature. E guardate come sto navigando in maniera piacevole, 15 nodi, 23 litri, praticamente siamo poco più del litro miglio. Ed ecco questo per farvi vedere come questa carena è davvero ibrida. Guarda, ecco le onde di ritorno dell'aliscafo, ce l'abbiamo in questo caso, le prendiamo a favore, ma non le abbiamo proprio sentite, no? Ecco, questi sono i risultati che a me piace, quando una carena si comporta così ti dà veramente soddisfazione. Intanto adesso sentiamo anche chi l'ha scelto, Alessandro. Beh, tanto perché hai scelto Pajara il P28, che sappiamo essere tra l'altro da pochi anni sul mercato, quindi hai scelto un gommone che è arrivato sul mercato circa 2 anni fa. Perché? Intanto la linea che ha questo mezzo. Quindi tu prima ancora di provarlo sei rimasto colpito da quello linea, che hai visto. Da questa prua, dalle dinette posteriori, anche da quelle di prua, possiamo dire che sono abbastanza comode. E poi l'abbiamo provato e lì hai detto, allora è il mio gommone. Deve essere lui. Ma con cosa l'avevi provato? Quando l'hai provato la prima volta? Col 300. Col 300. E sì. Tu hai detto, no, mettiamo il 350 MD così. Sì, perché il top, sembra avere... top di gamma. Il più possibile. Perché è giovane. Quanti anni hai? 22 anni, ragazzi. A 22 anni lui già ha un mezzo che, insomma, per molti è un sogno. Lui il sogno l'ha realizzato. Ovviamente qua loro vivono il mare molto più di quanto lo si vive in altre zone. Voi il mare, cioè, insomma, a parte la Sicilia è un'isola, ma poi qua davanti avete delle isole che sono... favolo. Ancora più belle di quello che può offrire la Sicilia, quindi davvero un luogo dove non puoi non avere una barca, un gommone. Qua no? Diciamo che tutti, da bambino, quasi tutti abbiamo sempre... Avete già iniziato da bambini, che non so, una canoa, qualcosa che galleggia. Sì, esatto. Perché devi andare in mare. Ecco, poi crescendo, insomma, si arriva dove si può. Questo è un P28, non è tanto impegnativo, perché devo dire che Pajara ha fatto questa scelta di offrire un mezzo comunque importante, perché sono 8,90 m, ma in una fascia di prezzo che ancora ci si può avvicinare all'acquisto, no? Non è quei
prezzi folli che a volte davvero allontanano le persone. Questo è un gommone che avete visto con quanto soddisfazione dà la carena, una bella carena, e poi quella di Netta Prua a me fa impazzire, perché lì hai questo balconcino, questa terrazza che è il prendisole, e poi qua davanti a dove siamo noi c'è questa bellissima dinette che permette di vivere la Prua in diverse soluzioni. Quindi qualcuno magari l'ha sdraiato, qualche amica là che loro gli piace stare là a prendere il sole, e noi magari che siamo qua a goderci una birretta, no? E quindi è questa d'utilità, questa versatilità che a me, quando l'ho visto per la prima volta, ho detto ma che bello. Poi questi tubolari che si rastremizzano verso Prua danno quella linea quasi, diciamo, aggressiva, no? Perché quando lo vedi arrivare è un missile, no? Prima ho fatto fare anche dei passaggi che abbiamo documentato con delle immagini, arrivava bello, un missile. Quindi complimenti ad Alessandro che l'ha scelto, ma io penso che molti di voi, vedendo questa prova, ci stanno facendo un pensierino, perché è davvero un bel mezzo. Io adesso ho fatto tutto quello che dovevo fare, vabbè, non vi ho fatto vedere quello che potrebbe essere la sua, come dire, quello che non facciamo mai quando facciamo il diporto, perché poi di solito uno fa rotta da qualche parte, però volete vedere, lo fa. Se vogliamo giù il trim, tutto il trim, e se vogliamo fare un po' di numeri per farlo girare un po', lo facciamo, lo facciamo girare proprio anche su se stesso. Guardate, la telecamera è quasi in acqua, io vado a chiudere un cerchio sul diametro del gommone, questo è un cerchio che il diametro è 10 metri, noi siamo lunghi 8,90, ma sto ancora chiudendo di più. Guardate come non cavita, questo merito anche della doppia elica, noi stiamo girando, il cerchio si è stretto ancora di più, penso che il diametro sia il gommone in questo momento. E se vado a fare una controvirata, pieghiamo tutto dall'altra parte, tubolari che lavora benissimo perché sta facendo il suo lavoro, va a toccare l'acqua, ci impedisce di sbandare più di quanto stiamo sbandando, le nostre onde le andiamo a prendere, non le sentiamo proprio. Questa è per la governabilità, difficilmente io penso che neanche Alessandro, che comunque gli piace giocare, ma questi numeri ci fa giusto. Se c'è qualcuno che guarda, vabbè, perché sennò sembriamo pazzi in mare, non è che dobbiamo girare continuamente una virata contro virata, a meno che non andiamo a fare competizioni. E qui è lì, per chi vuole correre e gli piace correre, iscrivetevi alle gare e mettetevi il casco, e così vi fate anche, a lì serve davvero poi la virata, la controvirata, bisogna evitare gli avversari, ma è tutto un altro andare per mare. Qua mare grande, ci si gode la navigazione, però era giusto far vedere che la carena è una carena che sta bene in acqua, avete visto come la cavitazione non c'è. Abbiamo chiuso molto la virata, e questo è il P28 di casa Paciara Ribbe. Quindi complimenti ad Alessandro che l'ha scelto. Grazie. Noi ci vediamo presto per la prossima prova. Io adesso quasi quasi con Alessandro, invece di mettere la prua di là, la mettiamo di là. Cioè andiamo a Favignana. Io non ho mai visto Favignana. Allora andiamo a Favignana. Andiamo a Favignana, sta. Ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I... SPX, The New Generation Rib.
E sempre dalla quinta edizione del Salone Nautico Internazionale di Venezia, beh, siamo con Tiziano Scanferla, responsabile per le vendite di Panamera. Panamera Yacht, una presenza importante che si ripete negli anni, ormai ci ha creduto in questo salone. Qua ha portato due bestseller, perché l'80 è un mezzo che piace molto, misura perfetta, il PY80, a fianco quello che è stato uno degli ultimi arrivati. In realtà c'è il 10.0 Open, che è l'ultimo presentato a Nautic Sud pochi mesi fa. Qua avete voluto riproporre il 10.0, da cui è nato l'Open, quindi il cabin. Correttamente, questo è il 10.0, che è ormai un battello ormai consolidato sul mercato. In fianco c'è il piccolino, che è il PY80, che a dire la verità continua veramente nella sua presenza e nella che sua... forse in queste zone è anche più la misura giusta, che correttamente è proprio il battello giusto, perché è 8 metri per la laguna di Venezia, per questo mercato che prevede le barche un po' più piccole. In realtà è un po' il limite superiore, però è un battello che è già un bagno e che quindi si fa molto apprezzare. Quello che siamo venuti qua a testimoniare in realtà è la qualità di Panamera nel tempo, perché quello che stiamo vedendo qui in realtà è un battello che abbiamo presentato mai usato, è un battello che ha già 500 ore di moto e la gente vede e lo vede nuovo, e questo ci tengo molto, perché fa capire come il cantiere in questi anni abbia fatto un percorso volto, rivolto alla qualità del prodotto, e quindi siamo cresciuti molto, e questo è molto importante da far percepire al cliente finale. Noi l'altro giorno siamo usciti con il 10.0 per goderci quello che è questa fantastica location. Qua siamo all'Arsenale, però uscendo si apre davvero quello che è la meraviglia di Venezia. Siamo arrivati dove non si poteva più, oltre lì non si poteva andare, c'era il Canal Grande, insomma una bella, ecco, sempre una sensazione particolare. Poi col 10 ci guardavano tutti, perché è un po' anomalo vedere un gommone così importante lì in quella zona. Ci sono due aspetti di Panamera: uno, il fatto che ha delle carene veramente eccezionali. Devo dire che chi progetta queste carene all'interno del cantiere veramente le azzecca proprio tutte, navigano veramente e lì, molto e lì bene. Non si poteva andare forte perché ci sono dei limiti, se no ci fermano, però ho visto che con quel maremoto, perché lì c'è il maremoto con tutti i mezzi che girano tra vaporetti, mezzi da lavoro, veramente Venezia vive sull'acqua, ecco, non stabilissimo. Questo è un altro pregio che... E questa è un'altra qualità particolare anche proprio del P10, che comunque ricordiamo è un battello che prevede anche una cabina importante, per cui anche per chi vuole fare una crociera, e oltre a correre forte deve anche avere stabilità, deve poter avere quel comfort di bordo che va riproposto, almeno per le famiglie che vogliono fare un po' di crociera e vogliono stare tranquilli. Il P10 ha questa caratteristica. E poi c'è un aspetto fondamentale, quando dicevi tutti ci hanno guardato, quando questo battello si muove in porto e comincia a fare qualche manovra, che si vede la zona di prua, si intravedono quelle due finestrature, oggettivamente dimostra tutta la sua aggressività, tutta la sua sportività, e quello fa la differenza con quella chaiselong. Sì, perché quella chaiselong di prua è importante, ma non è solo quello, è proprio tutto l'insieme, l'equilibrio delle forme che il cantiere è riuscito a dare a questo battello. Io c'era anche con noi Alessandro, mi immaginavo uno spritz sulla chaiselong di prua, insomma in quel contesto, vabbè, ovviamente vicino ci voleva un'amica. Sì, beh, certo che io e te Alessandro a bere spritz in mezzo all'acqua va sempre bene, perché quando sei su un Panamera va sempre bene. No, però devo dire che effettivamente è una barca che si presta sia al momento conviviale, sia alla possibilità di far crociere veloci senza dover spingere tanto. Faccio notare che effettivamente le motorizzazioni previste non sono barche ipermotorizzate. Il PY10 già con una coppia di 250 è una battello che va veramente molto forte. Ecco, tra l'altro noi il primo 10.0 che è stato varato un anno fa, noi l'abbiamo provato proprio con due Suzuki da 250 e andavamo quasi a 50 nodi, si viaggiava bene, 45-46 nodi, tanta roba. Sì, adesso non voglio raccontare sui nodi, perché poi se ci misiamo sulle performance diventa sempre difficile. Comunque diciamo che con una coppia 250 raggiungere i 43-44 nodi è molto agevole, per cui è già una velocità importante, ma la verità vera è che poi questi battelli si apprezzano in velocità di crociera. A 25-30 nodi oggettivamente chiunque ci sia a bordo trova una comfort e una stabilità che insomma è veramente notevole, e quindi insomma abbiamo trovato l'equilibrio completo, qualità da una parte e performance dall'altra. Due parole su quello che appunto è il Salone Nautico di Venezia. Ormai è il quinto anno che lo facciamo qua all'interno dell'Arsenale. È stato forse la scelta ideale, perché Venezia è qua, è l'Arsenale. Beh, bisogna dire intanto che Panamera è stato presente nelle ultime 4 edizioni. Abbiamo provato prima con il piccolino della gamma, il PY60, che comunque ha avuto successo, ormai è un brand già consolidato all'interno della laguna con le barche più piccoline. Poi siamo arrivati col PY90, quindi già per chi cercava la doppia motorizzazione, perché da qua la Croazia è a 50-60 miglia, quindi avere la doppia motorizzazione dà quella sicurezza in più per poter affrontare il mare. Questa volta abbiamo portato il PY10, per cui diciamo che qui Venezia ha potuto apprezzare un po' nel tempo quasi tutta la gamma Panamera.
Forse un giorno arriveremo con la novità del PY100, modello nuovo, che avrà un nome un po' diverso. Aspettiamo quello e poi secondo me abbiamo fatto Venezia, avrà conosciuto l'intera gamma Panamera e sicuramente avranno modo di apprezzarci anche per i battelli più importanti. E allora ringraziamo Tiziano, ovviamente facciamo i complimenti a casa Panamera che davvero in pochi anni ha creato una gamma che piace molto, gamma che sta crescendo anche tantissimo per quello che sono le soluzioni col quali vengono allestiti. Insomma, davvero gommoni che sono belli esteticamente, funzionali e poi hanno quella prestazione che abbiamo già apprezzato sia sul 100, che a me rimane il gommone che a me di casa Panamera è quello che piace più di tutti, perché richiama anche un po' lo spirito racing, però effettivamente il 10.0 forse è il gommone ideale per quello che invece è l'utilizzo di una famiglia che vuole fare anche delle mini crociere. Complimenti a casa Panamera. Grazie a voi, grazie a tutti. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Suzuki.